Buonasera amici e benvenuti a 3 minuti con. Oggi sono con un ospite che in Ovada è molto conosciuto e anche al di fuori di Ovada. Ecco a voi signore e signori, Roberto Bruzzone. Ciao Roby, a tutti. Come ciao. Stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ti ringrazio perché ti ho disturbato, tu sei impegnatissimo. Allora, io ero un po' in crisi perché faccio sempre delle domande abbastanza standard all'inizio. E ho detto, ma posso farla Roberto? Cioè, ha senso fare una domanda generale? Poi ho detto, vabbè, la facciamo. Quindi, qual è la tua passione e da dove nasce? Allora, la mia passione, come tanti di Ovada ormai sanno da tempo, è il trekking, quindi natura in generale, camminate, anche corsa in montagna quando posso. E nasce tutto da quando ho fatto l'incidente, quindi poi l'iniziazione alla protesi, ho iniziato a fare pugilato per vedere come andava, anche perché è sempre stato lo sport della mia vita, quindi per vedere le differenze tra il prima e il dopo, certo. Mi sono cimentato in quello. Poi per vari motivi, uno su tutti, che allora come oggi non c'è il pugilato per i disabili, allora ho rinunciato iniziando a fare atletica, che è sempre stato, okay, diciamo, un pochettino che si correva qui al Geirino. Però poi sempre l'anello rosso di gomma senza stufa. Nulla togliere a chi no, lo no, fa, no, perché certo, ci mancherebbe, certo. Ognuno ha le sue passioni. Però poi mi stava troppo stretto, quindi con Alessio Alfier, che mm-hmm. tanti conosceranno, abbiamo deciso di fare qualcosa fuori. Quindi lui mi disse, guarda, proviamo a stravolgere proprio tutto. Tra l'altro allora avevamo anche già uno sponsor che ci aveva assicurato un bel po' di gare di atletica, okay. Abbiamo piantato lì tutto e abbiamo detto guarda, noi cambiamo completamente, nonostante tanta gente già affermata nello sport disabili ci dicesse, ma guarda che poi con il tempo se non fai atletica poi non ti guarda nessuno, sono. Sponsor non ne trovi. Sì, perché all'epoca lo sport in cui vedevi più disabili era l'atletica. Mi ricordo che c'era sempre il meeting ogni anno qua a Geirino. Sì, ma poi anche in via generale, certo. Anche mondiale, certo, cioè la cosa diciamo più strutturata è l'atletica, ci sono le associazioni, cioè è tutto più strutturato, certo. Gli altri sport sì, si sono sempre fatti, però tanto di nicchia da non essere neanche guardati, no? Quindi ho detto vabbè dai, noi ci buttiamo. Poi alla fine dei conti, dopo anni, tutti quelli che ci dicevano non fate niente, ci chiedevano a noi se potevamo fare qualcosa in televisione. Perché poi è sempre così. Infatti, però niente, noi abbiamo preso la nostra strada e questo per l'ennesima volta prova che se senti una cosa la devi fare, poi come va. Ma e come ti sei sentito? Perché io immagino, tu quanti anni avevi quando hai fatto l'incidente? Io ero tra i 20 e i 21 anni. Quindi cioè, eri giovane, giovanissimo. Sì. O se non sbaglio, tu per un po' di anni hai dovuto patire dei dolori perché non avevi subito la protesi. No, cioè magari. Hai continuato ad avere sempre la tua gamba, però avevi dei problemi. Quindi la decisione di appunto amputare questo arto è stata una scelta assai coraggiosa, ma quando ti sei svegliato l'indomani dell'operazione e ti sei visto senza più una tua gamba, hai provato un senso di riscatto o era più una delusione, una sconfitta? Cioè, volevi partire da lì? Cioè, era un punto di partenza? Per me è stato il primo traguardo. Primo traguardo? Sì, perché sono stati talmente tanti anni, 4 anni, di inferno, proprio patimenti, ho proprio una cavia da laboratorio, quindi infezioni varie, certo. Varie amputazioni, perché prima solo le dita, poi l'avampiede, poi il collo del piede, certo. Raschiamento dei tessuti, adesso non certo. Andiamo a farla lunga perché sono anche cose tristi, certo. Però il discorso è che ho avuto 4 anni per ponderare una scelta importantissima di vita, che fatta oggi, che ti dico, io consiglio e vedo anche tante persone che prendono oggi questa decisione. 10-15 anni fa era diverso, certo, perché praticamente non si sapeva nulla, certo. Del mondo delle protesi, quindi non sapevi come era fatta, non sapevi cosa si poteva, certo. Fare. Cioè, io sapevo dallo zio della mia ex fidanzata che andava nella vigna, certo. Capito? Cioè, quindi il mio punto di riferimento era quello lì, e mi ricordo che avevo pensato all'epoca, se lui riesce ad andare nella vigna io magari qualche cosa in più riesco a fare. No? Quindi avevi voglia, cioè, di riscattarti e di dimostrare, sì, a te stesso. Sì, perché poi dolori cronici, ma certo. Proprio dolori forti per 4 anni, allora poi la decisione è stata ponderata ma quasi obbligata, perché sono arrivato poi al punto da dire
Okay. Al massimo saltello per casa e rimango allora senza, ma escludo i dolori cronici che poi ti portano alla pazzia. Certo, certo. Perché poi morfine, cioè no, un sacco di robe che non andavano bene. Quindi e invece detto, poi facciamo. Da lì sei appunto sei partito prima con l'atletica. Guarda, da lì io quando mi sono alzato, quando mi sono svegliato dall'anestesia, io mi ricordo che ho alzato il telo ed ero felice. Cioè, questo vuol dire tanto, ragazzi, infatti, perché essere felice di vedersi senza una gamba veramente vuol dire che sei arrivato al limite. Però è facile limite. Riuscire a vederla così, o devi avere, devi maturare dentro di te una forza, perché io immagino che non è così facile. No, è tutt'altro che facile. Infatti immagino che tu ora stia dando una mano anche appunto alle persone che devono affrontare queste situazioni, sì, perché già ci sei passato e quindi hai visto. E più che altro io mi ricordo che ti vedevo appunto in pista atletica, però poi più passava il tempo e più ti vedevo in giro per il mondo, e quindi dicevo cavolo, cioè quella cosa ti ha portato ad avere una forza, un'energia che forse senza quell'operazione non avresti avuto. Sicuramente sì, quindi ti dico, io prima ho sempre avuto la fortuna di essere cosciente delle mie potenzialità, di quello che potevo fare. Allora se devi prendere una decisione importante come questa, decisiva per la vita, allora cambia tutto. Cioè se tu prendi una decisione proprio ponderata su quello che tu veramente puoi fare, allora automaticamente allora la prendi con serenità e sai a cosa vai incontro. Poi ovviamente ci sono difficoltà, tutti gli esterni come scorsi, in tutte le cose. Appena ho messo la prima protesi ho detto che cazzo ho fatto, cioè. Però poi da lì è sempre stato un sai già che il mondo dello sport mi ha sempre insegnato, c'è lo step, il periodo in cui fai un passo avanti e 10 indietro, un avanti e 10 indietro, e c'è anche per le protesi. Certo. Quindi mi sono messo in testa di dire ok, prima dell'amputazione di decidere, io sapevo benissimo le potenzialità, ora devo solo decidere se metterle in pratica o starmene seduto sul divano. E tu invece si metterle in pratica? Sì. E dove sei andato? Ovunque. Infatti tutti quelli che dicono che il mondo è piccolo, non è vero, è la gente che è dappertutto perché è enorme. E io ho visto che hai fatto Kilimangiaro, deserto, eccetera. Ma qual è il viaggio che ti ha reso più orgoglioso e che completata quella trasferta, quel viaggio, ti sei detto cavolo, sono arrivato a un buon punto? Ma allora i primi sicuramente, proprio perché sono i primi, sono stati quelli che danno delle emozioni. Cioè, io mi ricordo in cima al Kilimangiaro, io penso che tutta la durata, che più o meno sai che devi stare in vetta per poi scendere, penso che l'ho passato piangendo, perché ero proprio una che cosa. Che cosa pensavi? Ma a parte l'orgoglio proprio forte che hai dentro, poi vabbè, io ho avuto anche una vita un po' particolare, sono rimasto senza genitori molto giovane, quindi pensavo a mia mamma che già stava male, ma c'era ancora, fortunatamente si è goduta anche la cosa, la mia ripresa totale. Ho sempre pensato a mio papà che è mancato quando avevo 15 anni e iniziavo già a pensare, perché erano già 2-3 anni che le persone con disabilità mi chiamavano per chiedermi consigli e tutto, e pensavo a loro, perché poi lo sai che da casa ti seguono e vedono cosa, e prendono forza da quello che fai. Infatti tu, è questo che io ho ammirato di te, che tu oltre ad aver raggiunto questi traguardi personali sei stato ad esempio e uno stimolo per tantissime altre persone. Sì, devo dire che con veramente io all'inizio ci sono rimasto nel bene, ci sono rimasto di stucco, perché veramente è una cosa che non avrei mai pensato a questo livello. Certo. Io ogni persona che incontro nel nostro mondo, diciamo, della disabilità, non c'è uno che non mi conosca, e l'80% mi vuole stringere la mano, perché mi dice io quando ho avuto a che fare con i miei problemi e tutto quanto, allora il punto di riferimento sei sempre stato tu. Che poi quella è la soddisfazione migliore, maggiore. Con tutti gli atleti, che non è che ci sono solo io disabile che faccio queste cose. No. Però con tutti gli atleti a livello paralimpico, ce ne sono, siamo in pochi che effettivamente ci mettiamo a disposizione di tutti gli altri. Certo. No? Ce ne sono, ma non tantissimi. Non tantissimi.
Quindi è proprio è una cosa che ti viene il magone solo a pensarci, certo. Che dici uno che cioè, lo conosci oggi, non hai mai visto, lui ti dice che è 10 anni che ti segue tutti i giorni, cioè, dici cavolo, allora ho un peso, ho una responsabilità. Non puoi non pensare a loro quando esci dalla tenda al mattino che hai un moncone così e non riesci a fare i primi 10 chilometri che dici vorrei mollare, ti vengono in mente questi qui e dici non mollo per loro, perché loro non devono mollare, quindi io devo dirgli che si può. Esatto, perché poi appunto essendo un punto di riferimento sei tu che devi dare quella forza che magari loro non hanno ancora per affrontare questo problema che poi si può trasformare però in un... è un dare avere. Ah beh. Perché io... senza la loro forza... Chiaro, senza il loro pensiero che mi seguono non farei quei 10 chilometri. Quindi è sempre un dare avere, è bellissimo. Adesso progetti che stai portando? Ora, allora, progetti ce ne sono... 1000 come al solito. Sei sempre in giro. Io ormai ho sempre la politica, mi metto dentro a 1000, magari uno poi lo faccio. Però diciamo che a livello lavorativo e di associazioni ne abbiamo parecchi. Intanto abbiamo aperto proprio qui al Geirino un centro di trekking che si chiama Sentieri di Confine e questo è per tutti. Nello stesso ufficio c'è la sede di Naturabile, sì. Onlus, che è la nostra associazione ormai da 10 anni. E iniziamo a fare il perfezionamento del cammino qui per i portatori di protesi. E a Bologna c'è già dal 2014 il Wall Camp, che sono sessioni di una settimana di camp intensivo per i ragazzi con le protesi. Questo andrà avanti, c'è un progetto aperto con Fondazione Vodafone, il Comitato Paralimpico. Mm-hmm. Molto probabilmente ci daranno una mano, quindi finanzieranno tutto il progetto. E la Bologna diventerà un'iniziazione agli sport paralimpici e non, e qui diventerà perfezionamento del cammino. Speriamo che diventi un progetto unico. Questo è quanto. E dal punto di vista sportivo, invece, penso in fine novembre, dicembre. Scelta obbligata per non farla al caldo, faremo una prossima impresa sportiva che sa più di performance secca che di viaggio, quindi la faremo in Italia, saremo seguiti da una televisione nazionale e dal comitato del Guinness World. Quindi non posso ancora dire niente perché il contratto non si può. Però mi raccomando, seguitelo in questi mesi. Però sarà una cosa fighissima perché mi piacerebbe fare la partenza con 30-40 amputati e fare Forrest Gump. Che bello! Forrest Gump! E partire tutti insieme. Chi vuole farne 10 ne fa 10, chi ne vuole fare 20 ne fa 20, chi ne vuole fare uno ne fa uno, ma partire tutti insieme. Che da poi dire ci siamo e facciamo. E poi infatti ci siete, io infatti vedo anche i tuoi video che pubblichi quando fai questi corsi di perfezionamento, è bellissimo. Cioè, e ti ripeto, come ti ho detto prima, mi fa strano che non esistessero prima dei corsi di perfezionamento per camminare, imparare anche a correre. Quindi dico, cavolo, cioè sei il primo e quindi hai l'occasione di dare una mano incredibile a queste persone, sì, che perché, sono in difficoltà. Purtroppo negli anni, gli anni scorsi se non altro, ci si aspettava una roba del genere dallo Stato. Cioè, infatti. O dalle regioni, o dalle province, o capito, comunque da istituzioni. Dato che poi negli anni, a forza di relazionarci tra di noi disabili, alla fine cosa è venuto fuori? Che se non ci aiutiamo tra di noi, certo, non lo fa nessun altro. E quindi ti rimbocchi quindi le alla mani. Fine ti rimbocchi le mani, che devi cercare dei privati che credono nella tua cosa, che investono su di te, e fare le cose così, perché sarebbe bello che a livello fisioterapico, certo, lo Stato ti mettesse a disposizione 2, 3, 4, 5 mesi di perfezionamento sulla protesi, certo, ma non esiste. Anche perché comunque, cioè, ti reinserisci, perché io ho avuto un piccolo incidente, però mi sono reso conto che in quei mesi in cui sono dovuto stare per forza fermo, poi quando mi sono dovuto rimettere nella vita di tutti i giorni, ho faticato e io non avevo assolutamente problemi, certo, così. E quindi mi immagino una persona, un ragazzo che magari perde un arto in un incidente, quanto può faticare a reinserirsi, sì, nel mondo di oggi, che è un mondo frenetico, sempre di corsa. Sì, sì, è già più semplice, sì, di allora, perché comunque adesso nel web
effettivamente siamo tanti che spettacolarizziamo tutto quello che facciamo, certo, quindi cioè, io vado indietro 17 anni sul letto di ospedale, se avessi fatto un click e mi ritrovavo tutto quello che vedi oggi, dici ok, posso farlo, tornare a fare una vita normale, se oggi, certo, è solo questione di se voglio lo faccio, ok, se no no, prima è si potrà. E quindi noi siamo stati autodidatti, certo, proprio a fare tutto e ce lo siamo inventati con tutti i medici che ci dicevano non potete né correre né fare troppa strada con una protesi, siete matti. E beh, alla fine non è vero. E quindi ripensando a quel giorno in ospedale, che cosa provi? Cioè dopo ora che hai tutti questi impegni, se ti guardi indietro, io guarda provi? Ho una fortuna grossa che io tutte le mattine che mi metto la protesi, uscito dal letto, i primi 10 passi per andare in bagno mi dicono sei fortunato che li riesci a fare, confronto ad altri che vedo tutti i giorni che hanno delle problematiche veramente impossibili. E io mi godo ogni giorno, ogni passo, perché mi rendo conto che sono fortunato, sì. E quello ti dà forza, stai sempre sul pezzo, sei sempre felice, perché effettivamente non diventa una cosa poi scontata come tanti che fortunatamente non hanno, certo, problemi. Però è vero, uno dà per scontato troppe cose. E succede anche quando hai una protesi e poi ti abitui ad averla, a portarla, è la tua vita. Poi magari tendi a dare tutto per scontato. Io ho la fortuna che non do tutto per scontato. Mi rendo conto di essere fortunato a ogni passo. Quindi mi godo veramente tutto al 100%. E io spero che questa intervista e anche il tuo esempio come persona possa trasmettere questa cosa, appunto, che niente è scontato, quindi anche andare a mangiare una pizza con gli amici e uscire non è così scontato come sembra. Purtroppo te ne accorgi solo quando non lo puoi più fare. Esatto. Però invidio quelli che non ci fanno caso, perché vuol dire che non hanno problemi, ci mancherebbe. Però se sfortunatamente a qualcuno dovesse capitare, almeno sanno che c'è gente che sposta le montagne, che si fa tutto. E il Perù è stato, esatto, è stato proprio l'esempio più lampante. Infatti se andiamo indietro, a 2 o 3 domande fa, a livello di viaggio effettivamente io non avrei mai più pensato di fare 2000 km sulle Ande. Cioè, sì, ma mai più. È una cosa che a uno sembra impossibile anche se è sano, certo. Però tu hai continuato ad aumentare la tua asticella, i tuoi obiettivi, sì, sì. Che poi è una metafora della vita, cioè appunto tu hai avuto una sfortuna e anziché vederla in modo negativo l'hai vista come stimolo, magari per migliorarti, e oggi sei qua, siamo qua al Gerino, questa bella giornata, a parlare, sì, di cose che hai fatto e di obiettivi che vuoi raggiungere. Effettivamente sì, è tutta questione di stimolo e di testa, perché è tutto lì, testa. È tutto lì, perché tutti possono fare qualcosa, dipende se trovi dentro di te lo stimolo giusto per poter partire. Roberto, io ti ringrazio per questa chiacchierata e spero veramente che questa intervista la possano vedere tante persone e possano trarre un beneficio, quindi vi invito a seguire la sua pagina Roby da Matti e ti ringrazio veramente. Buona grazie giornata, a te, grazie, e grazie a tutti. Ciao.